Volevo dire che l'ANAC eh, ha tanti vizi eh, ma anche qualche virtù. Una delle virtù dell'ANAC è quella di avere una memoria, eh, quella di, eh, di essere riconoscente a eh, tutti gli autori che l'hanno resa grande e, e anche eh, di essere stata la prima eh, associazione nella quale eh, registi e sceneggiatori sono confluiti no, con eh, pari uguale eh, dignità e addirittura i sceneggiatori sono stati anche a volte più importanti dei registi all'interno della nostra associazione. E per questo noi avevamo pensato di dedicare questa eh, serie del 2018 dei percorsi di cinema agli sceneggiatori. Eh, ad alcuni degli sceneggiatori importanti dell'ANAC, ce ne sono stati tanti, ci sembrava importante ehm, ricordarli e quindi ehm, anche se appunto eh, il ruolo dello sceneggiatore eh, dal grande pubblico non è spesso eh, riconosciuto, a volte ignorato, il grande lavoro che, che fa lo sceneggiatore. E, e quindi abbiamo voluto cominciare con questo omaggio a Leo, benvenuti. E la prossima settimana eh, dedicheremo appunto l'incontro a, a Furio Scarpelli e a Geno Rincroci, la coppia che era un binomio, Agge e Scarpelli. E poi ci era sembrato doveroso eh, fare un omaggio anche a, Vin a Vincenzo Cerami. Che, eh, insomma, di cui non si parla quasi più, e, e, e che anche lui è stato uno dei grandi della sceneggiatura italiana. Eh, diciamo che questi due appuntamenti sono, vorrebbero essere forse la puntata zero, perché non si può eh, racchiudere la storia di personaggi come loro. In mezz'ora, 40 minuti, un'ora, quanto ne parleremo adesso? Eh, ci piacerebbe eh, unire le forze anche con le altre associazioni e, e fare de, de, una, delle rassegne più complete, sarebbe bello, no? Perché la storia di, di, sia di, di Leo e Piero, che poi sono stati una coppia fin dall'inizio, che credo, no? Che Perché... questo sia il primo film, esatto. Il primo film. Film, esatto. Quindi insomma, stiamo parlando anche lì. Di un'altra coppia importante e soprattutto la cosa, la cosa significativa è che questi sceneggiatori sono stati sceneggiatori al 100% fino alla fine: non hanno mai eh, voluto fare la regia, sì. esatto. non sì. hanno mai voluto eh, tracimare, non sono mai stati tentati dalla vanità. Della, no, della macchina da presa, sono stati sempre fedeli alla penna, eh, no? e quindi questa è un'altra cosa invece che oggi eh, forse eh, non c'è più o, o è meno, o è meno eh, rigorosa, me, meno precisa, meno decisa rispetto ad allora. Eh, ripeto, eh, ci sembrava doveroso, l'abbiamo lo, lo abbiamo fatto, abbiamo chiamato eh, Neale che è eh, una, un critico eh, sensibile, attento e soprattutto preparato perché appunto ci ha proposto questo, questo film, insomma avresti potuto cadere in, in trappole per, per chiamare più pubblico perché chiaramente fare un film in bianco e nero alla casa del cinema il giorno in cui sono, caduti, sono cadute decine di alberi a Roma eh, sarebbe stato più facile fare fantozzi eccetera. Invece hai fatto questo e ti, ti ringraziamo perché comunque eh, è un film impressionante no? e soprattutto eh, ti, ti fa vedere anche quanto non fossero conformisti e quanto fossero loro due, e poi anche gli altri del pool di sceneggiatori, eh, degli autori che sempre si ponevano anche la questione della, di essere eh, fuori da, 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 dalla serialità, in qualche maniera. No? Cioè, questo è un film del 55 c'era cioè dall'altra parte eh, Pasolini che scriveva ragazzi di vita loro hanno fatto comunque, dei ragazzi totalmente diversi no? ah, poi sai io mi ricordo ci raccontava a Leo Benvenuti che mh, dopo l'uscita del film arrivarono un sacco di lettere in produzione eh, di, di una parte del pubblico che era contenta perché aveva visto in questo film una storia tra due adolescenti gay e in un'Italia degli anni 50, poi, 50 era quasi una rivoluzione no? riuscire a raccontare un amore diciamo non istituzionalizzato. Infatti questo è sorprendente appunto poi io appunto poi non voglio togliere a voi il, il, diciamo, il ruolo che è molto più importante perché appunto Nicola è, 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 in questo fondo siamo anche un po' contenti no? noi dell'ANAC è stato è, è, su, allievo e oggi eh, rappresenta la continuità di quel lavoro. Quindi insomma daremo la parola e ne parlerai lei E poi abbiamo appunto Meale che, che ci dirà qualcosa anche di più su questo tema Solo questo vi ringrazio di essere qui, saremo tutti registrati e, e la, 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 le riprese saranno utilizzabili e saranno un documento importante per ricordare questo, questo maestro che vale benvenuti. Grazie. la parola a Nicola eh, per, eh, perché appunto come eh, avevo già accennato in inaugurazione di giornata eh, tu hai avuto modo anche di seguire eh, all'epoca i come, gli corsi eh, gli incontri più che altro con mh, Leo Benvenuti tenuti nella sede dell'ANAC e credo, eh, vedendo eh, amici per la pelle, che effettivamente eh, sì, è una scelta un po' azzardata e eh, ardita, visto il parterre de loi di titoli eh, sceneggiati da, da Bellone del Bernardino, mm, è forse una scelta eh, che secondo me andava anche a premiare eh, tutto quel rimosso del cinema cosiddetto medio, italiano che tantissimo ha dato alla nostra cinematografia, tantissimo ha dato anche eh, da un punto di vista non solo di incassi, il fu un buon incasso comunque all'epoca, ma, eh, ma ha dato dal punto di vista di immaginario di possibilità di, di, di evadere da quelle che potevano essere alcune piccole trappole, perché comunque sia quando lasciamoci per la pelle eh, da un lato ci sono gli ultimi, gli ultimi detriti, le scorie, l'ultima fase del neuralismo italiano si sta affacciando la commedia all'italiana eh, questo film non fa parte di nessuno dei due elementi in senso stretto riprende degli elementi forti sia del, neorismo, del, del, melodramma, del melodramma italiano classico come giustamente dicevi c'è una latenza eh, nel film persistente questa sorta di eh, periodo puberale in cui c'è un'attrazione anche mh, non solo dei, per comunione di amorosi sensi ma proprio in generale un'attrazione nei confronti dell'altro diverso da noi in realtà, perché poi il film gioca su questa contrapposizione molto forte fra un, fra un ragazzo molto più intraprendente, carriero, giocoso in qualche modo, e invece un altro ragazzino molto più serio, posato, timido, chiuso. Eh, credo che sia anche in qualche modo, in questa grammatica di sceneggiatura, ci sia anche in qualche modo un insegnamento. Alcuno che vuole avvicinarsi alla sceneggiatura, quindi ti, ti, ti chiederei di partire da questo: soprattutto da ricordo di quelli che erano gli incontri con, con Benvenuti e cosa eh, hanno significato. Io, per chi non mi conosce, mi chiamo Nicola Guagliamone, faccio lo sceneggiatore, faccio lo sceneggiatore. e ho iniziato, ho iniziato a appassionarmi a questo lavoro proprio all'Anac di Via Principessa Glotilde. Puro eh? Esatto. E Sottoscata, sono sottoscala sì, arrivai lì eh, perché avevo trovato l'indirizzo su un'agenda di cinema e chiamai Alana che mi rispose, e allora c'era Cristina Pasqua e mi disse sì, qua c'è Leo Benvenuti che fa dei seminari lo io sì, ho capito, ma quanto costa? dice no, no, è gratis e là avevo già cominciato a capire che forse era qualcosa di, di valido e di serio e arrivai lì che io studiavo giurisprudenza insomma ero Troppo pigro per fare il regista e troppo timido per fare l'attore e fare lo sceneggiatore mi sembrava un buon compromesso. Arrivai lì, portai delle cose da leggere. E appena il primo giorno me lo ricordo, levo con questi maglioni enormi, eh, questo vocone altissimo col sigaro, masticava sempre questo, questo toscano. E, e niente, poi mi disse che potevo fare questo lavoro e quello fu forse il giorno, uno giorno dei giorni più belli della mia vita perché comunque quella passione che avevo capito scortivandola potevo. E ricavarci qualcosa e, e cosa ci ha insegnato Leo? Leo ci ha insegnato quei venerdì sera dalle 7 in poi ehm, come prima di tutto una grande generosità e una grande, eh, una grande eh, una curiosità anche a quell'età insomma perché l'idea di, di portarsi a casa con tutto anche il lavoro che aveva eh, se ne tornava sempre il venerdì sera al carico di, di sceneggiature leggeva tutto leggeva tutto in una massimo due settimane ehm, e ci raccontava e ci diceva insomma il, diceva, è impossibile che io vi insegni l'ironia quello che vi posso fare è raccontare un po' che, quelle, quelle cose che mi succedono nella vita di tutti i giorni o del, o del mio passato in una, concentrandomi su un'osservazione ironica ecco proprio forse la lezione che mi sono portato a casa dopo quegli anni lì da lei è stata proprio come guardare la realtà cioè quell'osservazione l'idea di riuscire in un certo qual modo a, a forse a non prendere niente sul serio, e farsi scivolare tutto addosso, a dirlo è facile, però era proprio un, un, modo, un modo di vivere che forse era, derivava dal fatto di aver visto la guerra, la fame, cosa che la nostra generazione non ha nemmeno sfiorato. E, e, e tante tragedie, addirittura tante tragedie riuscivano poi invece a essere raccontate. Con ironia, quello è proprio il passaggio che forse dicevi tu prima: no? la commedia italiana poi deriva di fatto dal, dal neorealismo, ci raccontava Leo come era la genesi, la genesi di, 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 di amici miei quando loro stavano lavorando con Germi. L'idea iniziale del racconto erano dei partigiani che tornavano dalla Russia, vedevano l'Italia martoriata dalla guerra e, e lì decisero fare un patto di non prendere niente sul serio perché se perdevi le cose veramente per quello che erano rischiavi davvero di essere distrutto dal dolore eh, sfiorando e, eh, nella follia e questa osservazione io tra l'altro ho portato io a casa c ho, c ho tre, tre sceneggiature che fanno parte di una eh, di una serie televisiva scritta da Leo e Piero De Bernardi che era il Machiavelli, Leo era, era fissato con Machiavelli. Giustamente, e a un certo punto uh, durante un dialogo tra, tra Machiavelli e il suo, il suo assistente Piero, uh, Machiavelli dice una cosa che vi che, che ha portato e che secondo me davvero racchiude poi la poetica che era di Leo e Piero. Poi parlo con Leo, sempre, eh, eh, non, non mi era di Leo, non nominare Piero, mi viene in mente, nel, al, io gliel'avevo raccontato, ma a Verdone perché nel, durante il funerale di, di, di Leo, Benvenuti salivano sul palco e raccontavano qualcosa e fece molto ridere perdone che salì sul palco e raccontò tutte queste cose bellissime su quello benvenuti. Poi si fermò un attimo e diceva tutte queste cose valgono pure per Piero che stava seduto in prima fila. E, 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 la, e la, il, il pezzo sì. che vi ho portato uh, dal, 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 dal Machiavelli recita così, dice Piero, quasi tutti credono che l'osservazione ironica sia molto superficiale, sbagliano e invece la più profonda è ti dentro in eterno. Le cose rischiano di mutare osservandole e io non voglio. L'ironia le deforma ma non le cambia, anzi le fissa nella loro verità. E all'interno di queste poche righe davvero noi possiamo vedere... Tutta la loro poetica, tutto il modo di, Leo, di, di, di trattare quei personaggi senza mai giudicarli, no? ma raccontando perché i, i, i fantozi, gli amici miei, cioè non hanno fatto altro che raccontare quelli che erano i nostri vizi, dove l'autore lì non si mette su uno scranno e dice adesso vi faccio vedere come, come siete ridotti, ma adesso vediamo come siamo ridotti. E quella è una chiave importantissima, soprattutto poi per chi fa, per chi fa commedia, no? l'idea di, 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 di raccontare quelli che sono i nostri. I nostri, I nostri vizi, quando mi trovo a fare delle masterclass di, di, di sceneggiatura, eh, leggo sempre questa frase, comincio quasi sempre con questa. E, e il suggerimento che do, che è quello che poi ho imparato, ho imparato da Leo, è di trasformare tutte le, tutti i difetti, tutte le paure, tutte le ansie nel, nel superpotere, e nel primo attrezzo, da, proprio da, da mettere nella cassetta degli attrezzi del, dello scrittore. Ecco. A proposito di questo che hai appena detto, eh, due giorni fa a Firenze dove io dirigo un festival di cinema francese ho organizzato un convegno che si chiama, intitolava Italia-Francia immaginario comune e c'erano dei registi, giovani registi, anche mh, che mh, fanno commedie tipo Michel Clerc, anche Philippe Leguet, non so se ricordate le le donne del sesto piano ha fatto Moliere in bicicletta e loro dicevano proprio questo: cioè che noi abbiamo imparato dalla commedia italiana eh, come raccontare dei personaggi. Ehm, disperati, mh, anche un po' imbroglioni, eh, vigliacchi eccetera ma amandoli, rispettandoli e mettendoci eh, in qualche maniera eh, al loro livello e, e non stando sopra di loro ecco, eh, questo a me ha fatto molto piacere perché era una cosa che il cinema francese non aveva mai avuto il cinema francese è un, è un, a volte anche antipatico proprio per questo, perché tratta i personaggi, anche miserabili poveri o, o, o gli sfruttati, eccetera eh, in un modo diverso li ha trattati, e adesso invece questa, questa lezione del cinema italiano e soprattutto della commedia italiana, sembra che sia, che sia arrivata, arrivando lì, e ci sono infatti molti film eh, appunto questo Leclerc che non so se tu l'hai visto, aveva fatto no. un film che si chiama Le, Le Noms des Jeunes il nome delle, delle, delle persone, eppure anche nel, nel, nel cinema di, 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 di Leghe. Quindi insomma è una piccola grande soddisfazione di, 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 no? di, di questi maestri che all'epoca non erano considerati pienamente dei maestri, questo anche dobbiamo dirlo un po', no? Eh vabbè sì, perché sai c'è sempre quella puzza sotto il naso, per cui proprio per quello che ho letto... Poc'anzi, cioè, che nel momento in cui tu ti occupi e eh, scrivi commedia, la commedia è considerata un genere superficiale, invece riesce a cogliere l'essenza davvero delle, eh, de, delle cose. Eh, questo è, è quello che dovremmo veramente poi insegnare alle future generazioni. Se tu ci fai caso, le opere prime dei giovani registi sono quasi sempre film drammatici, quello, quelli che Giacomo Giubilini definisce il cinema nuchista, no? dove gli attori vengono inquadrati solo da dietro e dove sono tutti disperati, eh, senza un'ombra un e una speranza di. Di, di riscatto, eh, pensa Alberto Sordi, tutti i personaggi quant'erano cinici, quant'erano, però per quanto poi a, a hanno colto e quanto venivano poi amati dal, dal, dal pubblico. Mi ricordo una volta. Leo ci raccontava quando loro scrissero Finché c'è guerra c'è Speranza. Eh, dove c'è Alberto Sordi che fa il mh, interpreta la parte di un venditore di armi che un mascalzone, però uno che ti fa simpatia, che riesce a entrare a. Un convegno delle Nazioni Unite con la tessera della tribuna Monte Mario della Roma, insomma, e loro, siccome una, una regola per quando si scrivevano questi personaggi era proprio: Leo diceva, Se io devo scrivere un, di un infermiere, vado a casa sua, gli apro l'armadio delle medicine, parlo con la moglie, con i figli, no? la ricerca, quella è molto, è molto importante. E loro mandarono Alberto Sordi da un venditore di armi a, a, a Monte Carlo dicendogli, guarda che comunque questo è un delinquente, uno che vende bombe, pistole, insomma, dice, sì, 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 dice, oh, tu vai là, ci racconti, e Alberto Sordi venne ospitato in, in, in una barca meravigliosa a Monte Carlo da questo grande uh, commerciante, era definito nel film commerciante di morte, e nonostante Leo e Piero gli avessero detto di stare attenti e, a, e di... di, di, di di stare attenti a questo, a, cui, a questo signore che di fatto era, era un criminale, quando arrivò invece Alberto Soto ti disse, ma, ma voi non avete capito, lui mi ha spiegato una cosa meravigliosa, non è un criminale, perché lui non è che ti vende un oggetto di morte, cioè lui ti vende un pezzo di ferro, poi se tu quel pezzo di ferro lo puoi far diventare buono cattivo, che poi dopo rientrava nel monologo, nel monologo finale, no? però ecco questo entra assolutamente, non assolveremo mai forse un venditore di armi, però rientrava sempre in quell'idea, in quell per cui è facile che fare film drammatico, ah tu sei il male, no? l'idea manichea tra buoni e cattivi e invece è sempre bello andare a esplorare poi le varie, le, le varie ragioni no? del, dei, dei personaggi, dei personaggi che, ti ritrovi, che ti ritrovi a scrivere. Tra l'altro di questo regista di Rossi c'è un episodio che è un piccolo capolavoro all'interno del film I Complessi che si chiama La schiava nubiana da un soggetto di Aggi e Scappelli con sceneggiatura di Leo e Piero e con un Ugo Tognazzi Paola Borboni. Ed è un, un episodio, di quel film si ricorda sempre il dentone, no? però ce ne sono due di episodi, uno è quello della schiava nubiana, questo scritto da Leo e Piero, e poi c'è quello di da Masolino d'Amico, credo, ehm, con Nino Manfredi, che è un altro piccolo gioiello. Ma, eh, no, posso sì. leggere una cosa? Allora, quando sei con Leo succede che torni ragazzino, perciò felice, ti cadono di dosso obblighi e pretese, perciò torni saggio. Leo è la villeggiatura perenne nel paese della sapienza ironica, tutto maiuscolo. Difatti ha il naso da spensierato mago pensieroso. Ogni volta il suo garbo svagato ti invade e ti riconvince che l'amicizia esiste davvero e che bontà e intelligenza sono una cosa sola. Però senti dire che Leo non c'è più e come si fa a crederci? Leo c'è sempre, domani gli telefono. Furio Scarpelli. Meraviglia. Ecco. Questo libretto lo feci, io mi ricordo perché ero insomma, da poco arrivato all'ANAC e eh, mancò Piero e quindi mi diedero l'incarico di andare a, a rompere le palle a tutti quelli dell'ANAC e a raccogliere dei ricordi delle testimonianze. Ed è un eh, abbiamo tirato fuori Cristina lo, lo teneva con sacralità, credo, dentro un armadio. Gli ho detto di tirarlo fuori e magari nel corso di questa. Conversazione, ogni tanto ve ne meraviglia. leggo un pezzetto perché sono delle cose. C'è Monicelli, c'è lo stesso Piero, c'è Scola che ha scritto quattro parole. Insomma, poi ogni tanto vi interrompo e ve le leggo. Bellissimo. Io invece vi ho portato un'altra cosa che leggo quando faccio le ah, masterclass: quella quella. La, mh, il, decalogo il decalogo per fare lo te sceneggiatore. Te. Che forse c'è la risposta poi a quello che hai letto di Scarpelli. E, e questo è diventato veramente è un mantra, se farai almeno un pensiero al giorno degno di questo nome, se godrai sinceramente di cambiare la tua idea a favore di una migliore, Questa è, questo per esempio, se godrai sinceramente di cambiare la tua idea a favore di una migliore, è il segreto per lavorare in coppia, <ride> che... <ride> e non è facile, non è facile riuscire a, a trovare poi una persona con la quale hai stima, sintonia e poi a un certo punto, anche se litighi per dieci ore, alla fine ti convince e dici ok, hai ragione tu. Ok, ragione tu, insomma, è un, è un, devi fare un gran lavoro su te stesso per arrivare a dirlo. Se sarai entusiasta di soffrire l'inferno per cacare una battuta. Se sarai disposto a non consegnare il lavoro finché non ne sarai contento. Anche se la rata da riscuotere ti serve per pagare il mutuo scaduto, se ascolterai con un sorriso Scarpelli il giorno in cui è in vena di narratologia, se sostituirai con profitto il senso morale col senso estetico se non rimpiangerai di non aver fatto il regista, quello che dicevi prima, se riuscirai a immaginare l'umanità uno per uno, piuttosto che un brulicare confuso, senza però privilegiare troppo la psicologia, ignorando la sociologia, se non, questo è un po' vintage, però poi potete sostituire il nome con chi volete, se non proverai mai simpatia per Berlusconi, se amerai la verità, ma anche la sincerità, se riderai con amore sui difetti della gente, se chiederai complicità a Gesù Cristo, se ti convincerai che il male sia genetico, perché non puoi sopportare l'idea che Hitler sia colpa di Hitler, e poi quello che abbiamo imparato tutti negli anni, se accetterai il principio che un produttore ci mette molto più tempo a scrivere l'assegno che tu l'intero copione, allora figlio mio sarai uno sceneggiatore. <ride> e questo era il decalogo. Invece eh, legherei anche mh, tutti questi ricordi che stiamo mettendo in state mettendo insieme su, uh, benvenuti legherei, la legherei anche comunque alla tua esperienza in realtà invece eh, di sceneggiatore. E, mh, esempio mentre parlavi mh, mi viene in mente eh, tu hai lavorato al di là del lavoro con Gabriele Mainetti che è quello tra l'altro che veniva con te alle, alle sì, alle lo portai alle io alle sì esatto, avevamo 20 anni eh, colpevoli fin dall'inizio eh, no, ehm, però hai lavorato per esempio con Figare e Pigone per l'ora legale hai lavorato ovviamente con Carlo Verdone sì. ehm, eh, ehm, e sono tutti eh, film hai lavorato anche in Sono tornato di Luca Miniero sono tutti film eh, in cui eh, l'elemento del eh, reale, della, de, del vedere la società, eh, si lega moltissimo al concetto di poterne ridere senza deriderla, in qualche modo. Credo che sia, quindi tu stia mettendo in pratica in qualche modo anche questo. Beh, soprattutto nell'ora legale, eh, che poi secondo me è stata poi la chiave eh, del successo de, 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 del film, non, eh, quello che ci dicevamo sempre con Figarra e Picone, con Fabrizio Testini, c'era anche Edoardo De Angelis in sceneggiatura, che sono comunque tutte persone molto attente, era proprio quello di non uh, giudicare, no? giudicare l'italiano di fronte alla legalità o all'illegalità, ma era, era di fatto quel paese, il paese di, di Roccasecca, era, era tutti noi, eravamo, eravamo noi autori per primi mentre lo scrivevamo a immaginare l'idea di dire ok vogliamo uh, la differenziata, però poi dopo quando siamo a casa sta differenziata, ma come si fa? L'idea vogliamo la legalità, ma poi alla fine ne risultava fuori la nostra uh, inadeguatezza per vivere in un mondo dominato, in una piccola Svizzera, ecco, e... <ride> uh, la, la, la stessa cosa è stata fatta all'estremo con, con Luca Miniero nel film Sono Tornato perché là, anche là l'intento era quello di dire cavolo tu hai un protagonista che è Mussolini ma come rendi simpatico Mussolini? No? Il film è stato anche, è anche disturbante in, in parte e io credo che ci siamo riusciti perché quello che volevamo fare era proprio quello che poi è venuto fuori, nel senso che all'inizio del film tu... Comunque per forza di cose provi empatia in questo, in questo disgraziato che è uno che comunque è apparso, è comparso a, a Piazza Vittorio 70 anni dopo la sua morte, è un vecchietto, non, non sa dove andare, è completamente un pesce fuor d'acqua. Ti fa anche ridere, ne provi anche simpatia fino a un certo punto se non che dimenticando di, di trovarti di fronte a Mussolini perché comunque ne vedi perché vedi, vedi un, 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 un omunculo che sta lì, che non, in, completamente inadeguato, se non che poi arriva la scena in cui incontra una, uh, una donna anziana che ricorda a, a lui, ma soprattutto a tutti noi spettatori, uh, che abbiamo davanti. E quella come, com, come scrittore è una cosa che mi piace molto, molto fare, eh, prendere, riuscire a, a mettere in imbarazzo il, il, il pubblico esattamente con lo stesso imbarazzo, in cui, che, lo stesso imbarazzo che proviamo noi nel momento in cui scriviamo, determinate situazioni no? e, e lì ci, ci riesce perché comunque il film è molto leggero fino a quel punto lì e poi ti arriva, ti arriva una certa una, una mazzata riuscire a ridere e poi a diventare un po' più il concetto di agrodolce che poi è, la, è una delle ricette fondamentali del cinema italiano anche del cinema storico italiano riso amaro riso amaro ma sì, quello è... l'ho fatto anche vabbè lo faccio poi mh, parlando pure di Robò, uh, l'abbiamo fatto sul linguaggio, c'erano delle battute di Alessia, il personaggio interpretato da Elenia Pastorelli, dove uh, completamente fuori, fu... <ride> senza senso, perché parla di confonde la realtà con, uh, con i cartoni animati che vede, col mondo fantastico in cui vorrebbe vivere, uh, se non che... A un certo punto c'è una battuta, lì ti accorgi, no? Perché c'è una battuta quando c'è lo zingaro che la prende e la sbatte addosso alla porta e dice "Dov'è tuo padre? Dov'è tuo padre?" e lei risponde no, "Ma non lo so, forse l'ha rapito il ministro Irosci, il ministro Mimashi e tutti là in sala ridono, perché comunque è un'affermazione assurda, se non che Marinelli, lo zingolo le dice: Ma chi è sta gente? E lei, bu, boh, è uno che, che, che da quando ero piccola stava in fissa a ficcarmi le mani nelle mutande. E la boom, arriva la mazzata e tu ti senti un po' uh, come noi in imbarazzo mentre lo scrivevamo: di aver riso poco prima. Ti senti colpevole in qualche modo? Eh, sì. sì. Allora, scuola. no, leggo questo: Un fiume di ricordi quotidiani. Quasi 50 anni di vita trascorsi a fianco di uno straordinario compagno di viaggio sarà duro proseguire da solo, l'ho già detto, lo, lo ripeto. Piero è vedovo inconsolabile di Leo. Sì, Questo chiaramente era Piero De Bernardi. No, ehm, io ti volevo chiedere, ci racconti come funzionava una di queste, eh, non le voglio chiamare lezioni di sceneggiatura, anzi, uno di questi incontri all'ANAC come era, com era strutturato adesso ci hai detto insomma, che, che poi lui non parlava di sceneggiatura parlava di altre cose però mh, arrivavate perché io insomma, eh, erano i primi anni che frequentavo l'ANAC e eh, avendo fatto già un film avrei voluto stare con voi ma non potevo perché sarebbe stato a mettere no, magari delle incapacità o, o delle lacune però sì, vedevo tu che stato, arrivavate tu sei, quel, tu, quel film, Cresceranno i carciofi a Mimongo, quello di Fulvio quello sì. che hai fatto dopo sei stati una, uh, un, un, avete aperto le finestre in un certo senso, no? perché comunque io mi ricordo quando io arrivai da Leo, avevo 21-22 anni. Quando arrivai all'ANAC, comunque c'era gente molto più grande che avevano una formazione completamente diversa dalla mia. Io e Mainetti avevamo incominciato a vedere. Eh, c'era tutto un cinema newyorkese di tutti gli allievi dell'NYU che avevano cominciato a fare dei film esattamente in bianco e nero, girati in 16 mm, dove avevano cominciato a raccontare il quotidiano, eh, dove c'erano scene e dialoghi lunghissimi, uscì le iene di Tarantino e cresceranno i Carciofi in Mongo. È stato un, un esempio insomma di, in Italia che potevamo fare anche, anche quel, quel tipo lì. Mentre invece la maggior parte delle persone che incontravamo lì erano più grandi di noi, avevano eh, invece un cinema molto antonioni, molto più serio, molto più molto più diciamo importante mentre noi già sognavamo di, di rompere eh, gli schemi, già avevamo cominciato a leggere eh, i, i manuali di sceneggiatura che comunque era quasi eh, non, non so, sì. si potevano neanche nominare, lei lo diceva, diceva no, ma io si manuali, boh non lo so, non mi diverto a leggerli e poi a fare un film così poi dopo se vedi comunque i film loro per quanto la cosa assurda è che non avessero mai letto uno di quei manuali, comunque quei film rispecchiano esattamente il famoso viaggio dell'eroe, anche questo, no? il punto di morte la rinascita eccetera io mi ricordo, noi ci vediamo alle sette lì fuori, e poi si entrava piano piano, arrivava Leo e c'era una cappa di fumo perché si fumava. Le credo che andasse, era il gruppo forse prima di me, prima di me sì. o forse era un altro, perché Leo noi facevamo un venerdì sì o un venerdì no e forse Leo aveva il venerdì con i più grandi. Eh, forse erano, lo, erano loro, e, e ci sedeva lì e, e Leo iniziava vabbè, raccontandoci un po', mi ricordo quando stava scrivendo Carlo Cedrone, o compagni di scuola, immaginate poi quando mi ha chiamato una mattina alle 10 stavo dormendo, mi chiama, Nicola sono, sono Carlo Verdone, non è io. Lei è, è stato per me un momento molto bello perché l'idea di poter lavorare con Carlo con tutti i racconti che mi aveva fatto Leo mentre scriveva i film di, di, di Carlo è stato proprio devo dire, un momento molto molto bello. Perché davvero, come ci hai letto prima, Leo eh, te lo porti sempre dietro. E affronti tante situazioni. L'idea di eh, ogni volta tu ti, ti chiedi ma che, che farebbe Leo in questa situazione? E infatti ne parliamo sempre, devo dire, quando ci incontriamo. Qua c'è Piero Mirarchi che veniva anche lui ai seminari, cioè abbiamo sempre una certa commozione. E poi da lì Leo attaccava a parlare, de, de, leggeva e commentava, e commentava le, le cose che avevamo, gli avevamo consegnato la settimana prima, e poi si facevano delle simulazioni, delle simulazioni di lavoro. Dove eh, mi ricordo una volta, no, proprio del lavoro vero, dove scelse dei ragazzi, non me. Ahimè, eh, eh, perché il più bravo di tutti c'era, c'era cioè un nome che eravamo tutti invidiosi di lui perché era proprio bravo. e... E da lì sì, facciamo delle simulazioni anche di serie televisive, oppure lui portava le volte quando lo chiamavano eh, e lui e Piero dice ok, noi faremo questa cosa per la RAI, magari, però mettiamo dentro i, i, miei, i, miei, i miei studenti. Eh, L'idea era quella di eh, la bottega di un artigiano fiorentino del 400, insomma, dove stava la bottega, e, perché comunque questo è un lavoro che tu puoi fare, puoi imparare veramente soltanto. Farlo, facendolo, vedendo tutte le problematiche che nascono, gli americani dicono: Sarai veramente uno sceneggiatore quando avrai accumulato almeno un metro e mezzo di copioni, cioè uno sopra l'altro che arrivano a un metro e mezzo. E, e poi dopo, si andavamo a mangiare la pizza. Poi... però devo dire, guarda, eh, ci ha lasciato veramente un'idea di. Eh... L'idea di farti sentire anche importante, di poter raccontare le tue idee in un mondo in cui poi era difficilissimo riuscire, cioè io facevo giurisprudenza, era difficilissimo riuscire a, a conoscere, anche a lavorare gratis, andare a fare l'assistente. Io per un periodo, ho fatto, per poter stare su un set, ho fatto la comparsa con Zappi, che era una figura storica del cinema italiano, mi, aveva, mi mandavano, facevo le scelte e me ne stavo là sul set a guardare come funzionava quella macchina. E, però ecco, in un momento in cui almeno per un ragazzo di vent'anni, entrare in questo mondo dove è proprio difficile. Io poi non mi avevano preso al centro, non mi avevano preso al corso RAI, e, e invece avevamo trovato un maestro, davvero un maestro, l'importanza dei maestri, no? che, che ti faceva sentire presente, che ti, che ti ascoltava, che ti dava un'opportunità, quello è quello che manca, no? avere, avere un'opportunità. Un, un, un e trattare tutti allo, allo stesso modo e ascoltare tutti con lo stesso interesse. Quella è una lezione che, che mi sono portato dietro. Però ti ripeto, lei è una persona meravigliosa. È, è un po' come c'è scritto sulla, sulla lapide di Bukowski a San Pedro, no? Sotto c'è un pugge e c'è scritto, don't try, non ci provare. Perché comunque uno non, non, non può essere benvenuti, perché... Mh, anche se hai imparato quelle lezioni o altro, però... Ehm, è proprio quella visione del mondo e quel modo di osservare la realtà che era tipica di una generazione e eh, che adesso non, che, che, che almeno alla mia, non, apparte non apparteneva, cioè quell'amicizia, quella anche <ride> c'è da dire pure come la donna era il riposo del guerriero. In poche parole era proprio era, no. eh? era un altro mondo, comunque era eh sì. eh sì. un altro mondo, comunque leggo quest'altro, eh, eravamo un gruppo di amici, Leo, Piero e Bernardi, Agge, Scarpelli, Suso Cecchi d'amico. E eh, anche se non ci crederete, non c'erano gelosie né segreti. Ci scambiavamo le idee, le gag, le battute, se le battute senza problemi. Alcune pensate da uno finivano nel film dell'altro. Sapevamo di stare giocando tutti. Un gioco strepitoso era inutile fare bambini, i bambini egoisti e Leo. In questa generosità era forse il primo Mario Monicelli. Nella sua ironica semplicità, diceva sempre di essere uno sceneggiatore non di qualità ma di quantità. Invece lo era anche di qualità. Giovanna Cau. Eh beh. Vabbè, avvocato, però è riduttivo. Ah, tra l'altro, ne approfitto che il mio piccolo. Mio <ride> piccolo, ho anche partecipato anch'io a vari incontri a Via Principessa Clotilde. Ero meno protagonista perché mi sentivo anche meno sceneggiatore. Già in partenza, però, anche io ho avuto il Machiavelli o a casa. Il Machiavelli di Benvenuti. Se posso aggiungere due brevi cose. La prima, che era un trattamento. Non so se anche quelli sì. che lui diceva, poi che veniva messo in sceneggiatura dalle segretarie, che era molto dettagliato. Quindi, però, c'era anche un gusto letterario che anche magari non trasferiva dalle sue battute così. È, come dire, casarecce certe volte quindi c'era proprio un gusto dello scrivere del raccontare no, attraverso no. la scrittura molto raffinato, anche a dispetto, dispetto dei contenuti che potevano essere anche più commerciali, ma era molto raffinato, mi diciamo fa... ha colpito sta cosa non so se sei d'accordo no, no? È, è meraviglioso perché la famosa colonna di sinistra quella insomma di, di Ascaliera, la sceneggiatura italiana com'era, no? a sinistra è quello che, eh, che si vede, a destra è quello che si sente e e quelle di Tascalie sono scritte con una prosa meravigliosa tra l'altro io, io ho la sceneggiatura di Amici miei atto secondo e mentre la leggevo tra le varie, tra le varie cose avevo letto eh, il Mascetti spipa gli occhi spipa gli occhi è un'espressione che in italiano non esiste perché è di dialetto pratese e, e però l'avevo rubata quindi l'ho messa, messa in un paio di sceneggiature credo indivisibili e poi mi chiamò, eh, mi chiamò il traduttore il traduttore che la stava traducendo in inglese per i sottotitoli, che non riusciva a trovare questa cosa spipa, dice spipare, ma che cos'è? Ho detto. Guarda, quello sono Leo e Piero vuol dire metti sgrana agli occhi. No, non so se c'è qualcun altro che vuole intervenire, ti tocca a eh dire, ma sì, visto, se stavo chiamando ah, in causa. Molto nel senso che ho rivisto questo film dopo 30 anni, quindi ero eh, molto curioso. Eh, mi ha molto colpito il non lieto fine, intanto quello, molto mi ha colpito di questo film eh, e poi ho dei ricordi personali legati a Franco Rossi, nel senso che, come diceva, lui è un regista abbastanza dimenticato adesso. Eh, credo, lui fece un film tratto da Pasolini: si chiamava Morte di un amico. Se non sbaglio. E con mio padre Gian Domenico Gianni, Gianni fece questo film in cui collaborava e poi un film che è molto curioso che è completamente dimenticato che si chiama Smog e che è il primo film interamente girato negli Stati Uniti scritto da Pasinetti eh, PM Pasinetti che viveva in America Franco e, eh, e mio padre che andavano in America e la cosa bella è il diario che scrisse mio padre, stando quattro mesi allo Chateau Marmoni in America, qua nel 60 parliamo, eh, che era proprio l'arrivo dei provinciali, un toscano come, 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 come Franco Rossi, mio padre che era Lucano e che scoprivano l'America, ospiti in realtà poi di Pasinetti che viveva lì. Quindi scopriva questa America pazzesca. E poi leggendo questo diario che ho scoperto due anni fa, tre anni fa, eh, ho scoperto che, vedendo il film, film con Enrico, è la storia di Enrico Maria Salerno che è un avvocato che arriva, e passa 48 ore uh, a Los Angeles e, e viene un po' turlupinato da, da Renato Salvatori e ha una storia con Annie Girardot. E ho ritrovato le scene, c'era cioè proprio erano proprio i provinciali che arrivavano a Los Angeles e scoprivano Los Angeles. Una Los Angeles pazzesca, cioè nel senso che per, immaginiamo che cos'era per gente, non c'era chiaramente il viaggiare di oggi eh, e quindi era un, era un mondo completamente, quindi si, si aggrappavano rossi davanti al cancello di, di Rodolfo, della villa di Rodolfo Valentino. Eh, mio padre scopriva gli attori imbriachi, famosissimi della sua infanzia a Potenza. Eh, allo Chateau Marmot poi la cosa che mi disse Marco Leto che era stato allora intanto la fotografia era di Mac che era il direttore della fotografia del tesoro della Sierra Madre e le musiche erano di Chet Becker quindi è già un'operazione strana e mi raccontò e mi raccontò Marco Letti che allora Leto che era l'aiuto eh, regista che fecero la conferenza stampa di inizio riprese a Los Angeles e non si presentò nessun giornalista perché in America dicevano che i registi italiani erano tutti comunisti. C'era soltanto una persona a questa conferenza stampa che era curiosa di sapere chi era il regista e era il film, che, che film era, ed era Paul Newman. Solo questo. Il resto non c'era nessuno proprio perché siamo nel 60 in America. Quindi questi sono dei Però Franco era un regista che poi fece una carriera strana dopo, dopo proprio dopo Smog, credo. Che... Sì, in realtà Franco Rossi è un veramente un regista dimenticato, forse tutti lo ricordano senza ricordarsi che è sua per l'Odissea televisiva certo. che comunque è molto nota, è più famosa in realtà paradossalmente per gli effetti speciali di Bava che per la regia di Franco sì. Rossi ma vi consiglio di recuperarla perché ha un utilizzo rispetto per esempio all'Odissea di Camerini è veramente una ricostruzione intelligente anche dal punto di vista di, del fa, di cosa significa fare il fantastico nel 68 in televisione per, per la RAI eh, ma è il regista di Giovinezza Giovinezza, 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 Giovinezza Giovinezza con Giovane Alessandro Ab sì, che è un altro eh, film dimenticatissimo soprattutto con Storaro, il primo film di Storaro sì. esatto, esatto, è un altro film di, tra l'altro con Storaro che eh, sperimenta eh, due o tre utilizzi del piano sequenza clamorosi che sono, sarebbero da studiare nelle scuole, immagino purtroppo non sia così perché il film è abbastanza dimenticato poi eh, Franco Rossi è uno dei primi registi italiani a parte Odissea eh, a, mh, a capire che c'era la possibilità di eh, utilizzare il meccanismo televisivo per produrre un immaginario che avesse la potenza cinematografica. I suoi lavori televisivi, che sono tantissimi, son molto la lavorano moltissimo sulla profondità di campo, per esempio. Cosa che in quegli anni in televisione in Italia, ma non solo in Italia, era abbastanza eh, fuori dalla norma perché lo sceneggiato televisivo serviva. Qui sto sprofondando nel. Sto <ride> Lui fece lo scialo in televisione. Se si parla di Franco Rossi si spropria. No, Fece lo scialo in televisione. Sì, è un, è un regista molto affascinante. Secondo me, Amici per la Pelle, che tra l'altro, forse eh, eh, i critici americani che accusavano tutto il cinema italiano di essere comunista, forse conoscevano benissimo la storia di Amici per la Pelle, che è molto bizzarra. Questa è proprio una curiosità stupida, però mi. Mi diverte sempre riportarla. Di eh, eh, alla, alla fotografia c'è eh, Pogani, Gabor Pogani. Gabor Pogani era uno delle, una, un grandissimo direttore della fotografia. Fu una delle personalità che scelse di andare a lavorare nella Repubblica Sociale quando fu eh, fondata nel 1943 e abbandonò Roma. Ma i due ragazzini che vedete, che sono qui protagonisti, e questo è veramente divertente. Eh, il ragazzino che fa eh, Mario, quindi il figlio del ceramista, eh, Geronimo Mainier, che in quegli anni eh, ebbe come eh, attore adolescente una certa notorietà, nel senso che fece una decina di film, ed era un, un esule fiumano. Eh, I genitori, eh, dalmata, i genitori erano eh, estremamente fedeli al fascismo e eh, l'avevamo cresciuto con valori estremamente. Destrorsi, questo lo ha ammesso lui parecchie volte, ehm, e l'altro bambino, e questo è molto più particolare, che è Andrea Shirè. In realtà è un nome d'arte: Andrea Shirè era il figlio, è eh, tuttora vivo: è il figlio di Uno Valerio Borghese, eh, il golpe borghese. Quindi, ehm, vedere un film di Franco Rossi è una battuta ovviamente, no, no, però certo, accusare tutto il cinema di essere certo. comunista, eh, forse mancano dei dettagli, a parte le, a parte le facezie. Franco Rossi è un regista secondo me fondamentale. Questo film, al di là delle peculiarità di sceneggiatura, che sono, è un film scritto secondo me in punta di penna, in una maniera che non è, non è offensivo utilizzare l'aggettivo delizioso, nel senso che è un, è un film scritto ad altezza adolescente come in Italia non si fa quasi mai, l'Italia è molto reticente nei confronti degli adolescenti, è un argomento che non è bene trattare o che se si tratta si tratta sempre con l'occhio dell'adulto che guarda l'adolescente dall'alto, qui invece è veramente un film che si entra perfettamente nelle psicologie di questi due ragazzini, li segue benissimo, ha una, una precisione nel seguire le traiettorie dei personaggi. Molto, molto sincera ma anche molto raffinata è un film scritto con raffinatezza attorno al discorso del, dello scrivere in maniera raffinata non solo perché si utilizzano termini raffinati ma perché c'è un'idea di cinema che è raffinata al di là di quello che si sta raccontando e credo che in realtà non so se siete d'accordo ma credo che sia un film che non invecchia ovviamente invecchiano i dialoghi la, il tono del dialogo può invecchiare l'abbigliamento ovviamente di questi ragazzi ma ha eh, una... Una tale forza di sincerità nel raccontare questi, questi due adolescenti e questa loro amicizia del tutto estemporanea, brevissima in realtà nel tempo, ma, eh, ma così eterna in quel momento, di raccontare l'eternità di un momento che in realtà è brevissimo, che, che credo che il cinema italiano eh, non abbia moltissimi paragoni possibili. E mi sembrava giusto proporlo, perché ovviamente eh, i, i grandi capolavori della scrittura di. Leo e Piero sono venuti dopo e sono conclamati e li conosciamo tutti. Li abbiamo anche già citati, Fantozzi, eh, Amici miei, I Lavori con Verdone, ovviamente tantissimo altro materiale. Mi sembrava invece forse più giusto andare a ripescare il loro esordio, che esordio insieme, eh, perché entrambi ovviamente già scrivevano, che non ha nulla né di acerbo né di né di dimenticabile secondo me, è un film che ovviamente non rientra nei capolavori della storia del cinema italiano ed è un film che non segna un immaginario, ma che eh, pone delle traiettorie ben precise, il cinema italiano può essere anche questo, ha libertà di parlare anche di questo e quando lo fa non è diverso, non è né inferiore né, né, né da trattare in maniera più superficiale delle altre materie che possiamo trattare. Sì, che poi contiene proprio il seme di quello che è stato poi la loro, il loro modo di raccontare, mh, anche i, i giovanissimi. Se tu pensi pure a, a C'era una volta in America, questi, questi due potrebbero essere i lontani cugini di Max e Noodles del, 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 del film. No? È sempre una storia d'amicizia che cresce negli anni, e poi dopo si, 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 si rompe per un, un tradimento. No? Sì, sì, assolutamente. Queste sono delle, sempre delle tematiche comuni, ti puoi divertire poi a vedere i vari film che hanno scritto, perché ci sono sempre delle cose, per esempio fare sempre i ragazzini brutti, antipatici, no? Da amici miei, dal figlio di... chi era il... Um... Melandri, forse? Filippo... Sì, uh, dici, sì. Credo di sì. Oppure il bambino adottato, rumeno, in stasera a casa di Alice, di Verdone... Eh, pensa pure a Fantozzi, pensa al bambino che buca le ruote alla macchina a compagni di scuola proprio a, al patata. Eh, C'erano sempre delle tematiche poi fisse dove avevi sempre questi bambini brutti antipatici. Un po' demoniaci. Eh. Sì, un po' anche. Però, sempre poi portatori di grandi però, almeno in queste storie qua, di grandi, di grandi valori. No? Loro scrissero anche l'incompreso incom credo. Di sì. Sì, 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 ah, di, che è una, ovviamente. Sì. Sulla, sul tema de, sì. dell'infanzia sì. e dell'adolescenza, sì. lì c'è anche il rapporto con l'adulto, ovviamente, più forte. Però Poi questo film mi ha fatto venire in mente. Che l'ho visto da poco, eh, l'ho visto mentre scrivo il, il nuovo film di Mainetti. E mi sono documentato tutti i film sulla guerra. E di quegli anni. C'è un film di Castellari che si chiama Sotto il Sole di Roma. E, e anche quello è una storia. Insomma, che ne ricorda un po' i Toni, no? Di, perché credo che sia del 48 girato a San Giovanni durante, durante lo, proprio alla fine della guerra anzi no, il film del 48 però è, è raccontato nel 1943, durante l'occupazione e dove c'è questi ragazzi che si muovono quasi come cani randaggi staurando poi delle relazioni, dei rapporti molto forti sì, leggo questo e poi ti faccio una domanda Leo ha scritto quasi tutti i miei film, a cominciare da Fantozzi. Aveva dato un taglio al racconto che io quando creai la, fi la figura del ragioniere Ugo non avevo. Fantozzi era un personaggio che Leo amava tantissimo. In uno degli ultimi aveva anche accettato di recitare facendo la parte dell'ostetrico che fa nascere il piccolo Fantozzi. Lo avevamo de deciso per gioco e sarà proprio per quella parte... Di Leo, che, che, no, e sarà proprio quella la parte di Leo che mi mancherà di più. Scrivere film insieme, passare giornate con lui era divertentissimo. Ricordo un viaggio che facemmo in Brasile per un film del 1978. Professore Kranz tedesco di Germania. Credo di non aver mai riso così tanto. Paolo Villaggio. No, volevo chiederti questo. Abbiamo parlato di Leo, però come dicevi te, non si, eh, era, cioè, quando parli di Leo è come se parlassi eh, di Piero. Dici due cose del loro rapporto, delle loro dinamiche, di come un po' si eh, dividevano eh, il lavoro, di quell'alchimia appunto di cui parlavi prima, di essere capaci di dare ragione a chi eh, magari o, o, otto ore prima eh, avevi mandato a quel paese dicendo che non capiva niente ecco. parlaci di questo perché non si può Guardi, uscire da che qui so, senza no, eh, eh, io dico quello che so, Leo diceva sempre che poi veramente poi io, io lavoro molti film e li scrivo insieme a Menotti siamo di fatto come diceva Leo la coppia che vuol dire essere una coppia di sceneggiatori vuol dire essere come marito e moglie senza sesso questo diceva Leo perché passi, alle volte passi più ore con il tuo compare che con tua moglie o con la tua fidanzata? Eh, perché riesci a, a un certo punto, riesci a provare nella stessa giornata o in periodi diversi un grandissimo amore quando finalmente si riesce a marciare i cervelli. Sempre come diceva Leo, i cervelli non sono due cervelli separati, ma è uno unico più grande. Quindi, quando ragioni allo stesso modo e là c'è una grandissima gratificazione, sei contento, ami l'altro, e invece poi ci sono dei giorni in cui c'è totale incomprensione e là veramente ne incominci a odiare qualsiasi aspetto, i tic, le movenze, perché conosci tutto, no? E, e quindi sai, iniziano liti su liti, poi però si, si, si risolvono. Loro come lavoravano? Racconta pure Carlo che comunque sì, all'inizio si parlava di tutto che tranne, tranne che del film, no? E mi ricordo una volta Leo ci raccontò che stavano a casa di Piero e stavano scrivendo, credo, le comiche e c'erano lui, Piero e altri, forse Saverni e Bencivenni, non, non mi ricordo, forse sì. E a un certo punto si stavano studiando una gag. E praticamente c'era Leo. La, la gag qual era? Era quella di due guardie che stanno su, su un muro di cinta del castello con i fucili, con la baionetta. Loro camminavano così. A un certo punto si girano di scatto. Per, perché sentono, perché qualcuno tira un sasso e girandosi di scatto si accoltellano a vicenda. Quindi loro dovevano provare questa gag e l'hanno provata con gli ombrelli dentro casa, tutti e quattro. Uno era appostato da una parte, Leo e Piero con gli ombrelli che andavano avanti e indietro, c'era cioè eh, insomma. Di, stavano capendo come com funzionare, se non che poi a un certo punto si fermano, si voltano verso le finestre dove c'erano eh, le impalcature di lavoro in corso e vedono cinque operai che vedono sti vecchi che stanno là giocando con gli ombrelli e dicono scusate ma, ma che lavoro fate? <ride> Penso che okay, le giornate di lavoro con loro erano, erano anche questo. Voglio sapere la cosa di Scola, eh, so vi leggo so quella di Scola, eh. ma sono quattro righe: detto. Leggerezza e virtù dopo Leo non si sa più. Wow. Ettore Scola era molto sintetico lui, sempre no? Quando... eh. è rimasto nel cuore di tanta gente. Quello è veramente molto bello. Parlai, incontrai una volta al Festival di Venezia due anni fa. Eh, Forse un'ex moglie di uno dei, dei figli di Leo, eppure lei ci siamo messi a parlare di Leo e ci siamo messi a piangere tutti e due. Poi stavamo nella sala degli stucchi, quella dell'Hotel Excelsior di, dove girarono c'era una volta in America. Siamo persone molto. Abbiamo la commozione molto facile. Eh. Sì, eh, un altro dettaglio? Sempre al microfono, però. Un altro divertente, magari non siete tanto. Che Metto proprio a favore di pubblico, era che lui odiava, a me me lo ricordo, odiava le annotazioni tecniche del tipo registiche. Addirittura a uno l'ha proprio preso in giro perché, addirittura, ha usato michel nella ripresa questa con la Mitchell, e lui. La... Lui l'ha proprio trattato malissimo perché lui, anzi diceva, non mette, diceva proprio di non mettere dettagli tecnici tipo la macchina da presa, MDP, lui lo sì, odiava. Eh. Non voglio inciampare in qualche carrello mentre leggo la sceneggiatura. È vero che così, no? Sì. Beh, questo è anche, torna al discorso di separare eh, l'istinto del regista, da, cioè, insomma, la tentazione del regista in realtà poi da, da quello che è il, la narrazione in quanto tale. Ma perché loro... c'era un po' Per anni si consideravano gli sceneggiatori un po' degli scrittori di serie B, no? E quindi c'era l'idea di Fabio invece di, di, di ribellarsi a questa definizione. Ma secondo me erano dei grandissimi scrittori proprio perché, anche perché, ti ripeto, avevano una prosa a lode, molto nel... raffinata. poi non esistono scrittori mancati se scrivono. No, sì, ma sai cosa? Chiare, è che la, la, la sceneggiatura, se non diventa un film, non è niente, eh, eh, cioè, è quello. E poi dopo, quando nasce il film, eh, non è niente uguale. Perché <ride> sì, io vorrei che invece Alessandro, Come oggetto di per sé dico. Alessandro Rossetti, che ha vissuto uh, quell'epoca, eh, insomma, un po' il, la memoria storica dell'ANAC dicesse qualcosa perché li hai conosciuti tutti benissimo quindi non è possibile che tu esca da questa sala senza aver detto una, una cosa su, su Leo. In realtà non mi viene, non mi viene granché, però intanto una curiosità, volevo sapere che anni erano quando tu hai iniziato a frequentare l'ANAC e i corsi di benvenuti? Diciamo dal 95? Al, al, a, a quando è morto al 2000 allora, ecco, la, la mia esperienza è di dieci anni precedente <ride> sono entrato nell'85 e già Leo radunava intorno a sé una serie di, 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 di registi e di, di sceneggiatori e vi ricordo che c'era la RAI che aveva eh, proposto o una serie di corti da realizzare e l'archibugi eh, aveva iniziato a frequentare l... livelli, esatto, livelli, esatto. esatto esatto e, e Leo era appunto lo sceneggiatore indicato da non so se dalla RAI o dall'ANAC a selezionare i progetti e, e selezionò anche quello dell'archibugi e poi fu sceneggiato da, da Silvia Scola c'era Massimo Guglielmi, sì. Eh, e, eh, ricordo che, che per, poco prima di entrare nell'ANEC avevo fatto il primo corso di sceneggiatura che aveva fatto il Centro Europeo di Design, dove c'era Ettore Scola e Giliola Fantoni che faceva una delle... E venne anche Leo e De Bernardi e ci fecero una lezione eh, a loro modo ed eravamo tutti veramente estasiati da, eh, dal loro modo Agge era l'altro eh, diciamo insegnante questo è il mio ricordo bene io direi di Intanto se riusciamo eh, a trovare una copia di questo, di questo libretto che si intitolava Con Leo, amici e allievi ricordano Leo Benvenuti, per regalarlo a Nicola. Stavo per chiedere le fotocopie, guarda. Eh, esatto, poi direi, forse dovremmo metterlo, su, dovremmo metterlo sul sito, dovremmo mettere tutti questi ricordi sul sito perché... Eh, appunto Questo librettino riporta testimonianze di Carlo Lizzani, quelli che ho letto, poi Suso Cecchi d'Amico, Francesca Solina, Scarlo Verdone, Giorgio Arlorio, Giovanna Cao, Chiara Tozzi. Fulvio Lucisano, Gloria Malatesta, Claudia Sbariggia, Francesco Rosi, Giorgio Montefoschi, Paolo Virzi, Roberto Ivano Rano, Alessandro Bencivenni, Domenico Saverni, Neri Parenti, Enzo Monteleone, Enrico Vanzina, Massimo Felisatti, Cristina Pasqua, Massimo Guglielmi, Nicolò Ferrari, Ugo Pirro, Alfredo Angeli e Aurelio De Laurentiis. Quindi è veramente un documento storico ed è conservato con questo diciamo, invito che era così l'ANAC, Associazione Nazionale di Autori, cinematografici, invita alla serata con Leo, amici, e allievi, ricordano Leo, benvenuti, segue la proiezione di un film, non si sa quale, lunedì 11 dicembre, ore 20 e 30, sala Anica, tra parentesi, gentilmente concessa, viale regina Margherita, poi pizza calda e vino, per informazioni telefonate all'ANAC. Eh, Va bene, insomma. Va bene Credo che, ehm, Raffaele, se vuoi concludere, dire qualcosa, insomma, mi sembra che abbiamo esaurito. Però ripeto: se io credo che Nicola valga la pena di, eh, di strutturare una, una, un qualcosa di più, più con un omaggio, con dei film, insomma, e, e coinvolgere forse anche eh, quelli che sono certo, ancora. No, mi dispiace che non eh. siano venuti oggi. Eh? Mi dispiace che non siano venuti oggi. Insomma, sì, vabbè, eh. infatti, però insomma, devo dire che, che insomma, possiamo rimediare, cercare anche di, 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 di fare unire le forze e, e creare qualcosa di più strutturato, no? magari due o tre giorni di riflessione, magari anche Ma con... Certo, con capire un... l'importanza di avere dei maestri. Sì. No? Ma, eh, io ringrazio ovviamente tu, innanzitutto Nicola per Grazie il suo preziosissimo contributo e per eh, tutto quello che siamo riusciti a dire. Spero eh, che eh, sia stato interessante. L'augurio, ovviamente, che varrà anche per i prossimi incontri è quello di mh, iniziare a ricordare. Noi abbiamo una grande memoria dei nostri autori, giustamente, ma eh, spesso eh, si tende a. Mh, non dico tralasciare, però a mettere vagamente in secondo piano eh, tutta, tutto un comparto che in realtà lavora nel cinema, a partire dagli sceneggiatori, ma ovviamente varrebbe per i detettori della fotografia, montatori, scenografi, costumisti e via discorrendo, e, e, e che eh, ci dimentichiamo che sono gli elementi nella loro completezza che eh, rendono il cinema quello che è, e, e avere eh, degli scrittori, visto che si parlava. Eh, di, 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 di tal livello, ehm, dovrebbe essere un motivo non solo di vanto di, o di orgoglio, ma anche mh, di la spinta la, la, a, a ricominciare a ragionare su cos'è raccontare qualcosa e raccontare un paese. Eh, credo che eh, Nicola e, e altri colleghi della sua generazione stiano ricominciando a farlo e a farlo. Eh, in un certo modo eh, l'augurio è che lo, anche noi come spettatori eh, si possa ricominciare a farlo a ricordare che c'è un racconto di un paese che è il racconto della nostra quotidianità in qualche modo e di quello che può, non può o forse potrà essere e da questo punto di vista l'esperienza di, di Leo e Piero è sicuramente fondativa tra l'altro scusami Francesco prima hai nominato Claudia Sbarigia è un pensiero anche a lei, insomma, perché è stata una grande Infatti, sceneggiatrice. Senti, no, io poi però dato che avete, lui ha detto una cosa che, che mi ha richiamato un, una frase che hai detto prima, che secondo me è molto importante. Cioè, queste persone, questi autori, questi talenti, questi scrittori, io direi proprio scrittori sono fondamentali per la storia del cinema e di fatto non si è mai parlata di una scuola della sceneggiatura italiana. Invece loro sono stati eh, inventori di una scuola della sceneggiatura italiana. Tu prima hai detto, poi se tu vai a, a analizzare i loro testi, le loro sceneggiature, all'interno di esse c'è proprio la... No, non solo la poetica, ma anche quella struttura che, eh, gli ah. di cui gli americani ci hanno fatto poi eh, un marketing pazzesco no? e che in realtà eh, hanno voluto, secondo me anche in maniera non corretta, semplificare, no? ma loro non hanno mai osato semplificare in quella maniera perché avevano un grosso rispetto di quello che, 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 che facevano e quindi non hanno poi. Teorizzavano, no, se no si annoiavano, perché eh, esatto. comunque ce l'avevano dentro, Dice, noi sappiamo che qua deve succedere qualcosa e qua deve succedere qualcos'altro. Partendo, vabbè, poi dalla classica struttura aristotelica. è Andate avanti così bene su questo se C'è un po' di più a fare, cioè a rivalorizzare. E anche voi come critici dovreste teorizzare un po' di più questa la scuola degli sceneggiatori italiani, perché sono stati i più grandi. Nessuno eh, parla di loro e nessuno ha costruito un marketing e anche una, una narrazione sulla, sulla lo, lo, la loro capacità e sul modo di riuscire. L'altra cosa, secondo me, fondamentale che loro hanno saputo fare, ed era quello che tu dicevi prima, andare da un infermiere, aprirgli l'armadietto delle medicine, loro sono riusciti a portare la realtà dentro i film in maniera così naturale che oggi mh, eh, nessuno fa più. Tant'è vero che i film sono tutti molto simili e a volte non riescono a rispecchiare pienamente la realtà. Loro invece riuscivano attraverso questa semplicità, queste chiacchiere che dicevano di fare, eccetera, alle quali davano poca importanza, ma quello era il modo di portare all'interno di queste storie la realtà di quel momento e l'attualità, cosa appunto che era un trucco, un segreto di cui loro eh, quasi non parlavano e minimizzavano, ma era la chiave secondo sì. me di questo sì. lavoro. Sì, sì, lo... sì, non era stato proprio teorizzato per nulla. Grazie. Grazie.